Buongiorno ragazze, bentrovate sul mio canale. Oggi un look facilissimo da realizzare in realtà, che sia non solo facile, ma al contempo veloce da poter realizzare tutti i giorni per andare all'università, per andare al lavoro, per apparire curate, per essere ancora più belle e soprattutto per dare massima definizione alle varie parti del volto. Io ho deciso di intitolare infatti questo video da 0 a 100 proprio perché è un look molto semplice, facile, però al contempo che valorizza tantissimi tratti appunto del vostro viso. Ovviamente io ho cercato di equilibrare il tutto, renderlo piuttosto semplice, piuttosto leggero anche per questo caldo, però in realtà ci si potrebbe giocare di più, si potrebbero aggiungere magari dei punti luce piuttosto che renderlo, piuttosto che realizzarlo tutto così opaco e così matte, però ho cercato di dare luce al volto tramite l'utilizzo di illuminanti del rossetto, che è comunque un rossetto metallizzato, e poi con una base che comunque possa essere luminosa e non troppo, non spenta e soprattutto non pesante. Io quindi vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia e ci vediamo questa settimana per la recensione di tutti i miei prodotti Nabla, ovviamente riguardante la Free Domination. Ciao! Ho già utilizzato per tutto il viso la protezione 20, che è l'Arta 20 Spray, che avete già visto nel precedente video. Questo aspetto un po' che si asciughi, quindi in realtà la posso fare, la spruzzo sul viso, poi dopo metto le lenti a contatto, così do il tempo alla pelle di assorbire la protezione solare. Successivamente, dato che non ho molto tempo, utilizzo soltanto il correttore, il Liquid Camouflage di Catrice, per eventuali, come in questo caso, imperfezioni dovute a un bel gelato che ho mangiato a base di Nutella. Infatti si notano i postumi, e lo utilizzo per tutte le imperfezioni e per le occhiaie. Questo è un correttore che comunque potete trovare nelle coin molto ben fornite. Oppure potete provare direttamente sul sito online Machilalia. Magari fate qualche ordine un po' più accumulativo, li vendono di tutto, dalle cerette, ai prodotti per la skin care, prodotti per il viso, un po' di tante cose, un mix di tante cose. Quindi utilizzo lo stesso correttore sia per le imperfezioni che per le occhiaie e, a dirvi la verità, dato che ho solo 10 minuti, lo utilizzo un po' anche a mo' di primer occhi, in modo da attenuare eventuali discromie che ci sono sempre. Allora, in un trucco simile è importante comunque dare definizione a tutto, per cui adesso, mentre aspetto che la pelle assorba bene il correttore, questo si amalgami con tutto il viso, passo alle sopracciglia. Do definizione, questa è una matita di Mesauda, la numero 01, ma potreste provare con qualsiasi matita per le sopracciglia. Quelle con cui mi sono trovata veramente bene, che ho intenzione di riacquistare, è quella Benefit come pencil, proprio come matita, e poi il Gimme Brow, che è fantastico, tutta la linea per sopracciglia della Benefit, che potete trovare facilmente nei Sephora, nei vari Sephora. Quindi, sopracciglia fatte, aspetto di fissarle con il gel perché prima faccio un po', metto un po' di cipria per fissare il tutto. Questa è la Kat Von D, è una cipria translucent, una cipria in polvere libera, utilissima per fissare il correttore sotto gli occhi, ma anche per far asciugare il primer o comunque il correttore se lo utilizzate a mo' di primer sugli occhi. Per cui lo utilizzo così, con la spugnetta in dotazione, la tengo così,
e la metto gettandola su tutto il peso. Poi la lascerò così in posa per un minutino circa e intanto faccio tutto il resto del viso. La pulisco solo sugli occhi con questo pennello, questo è il Tear Blending di Neve, in maniera tale che almeno posso passare alla definizione degli occhi. Utilizzo infatti la Natural Eyes, questa di Too Faced, per dare definizione. Allora, prima passo nudi su tutta la palpebra. Poi, utilizzando sempre lo stesso pennello, passo a Cashmere Bunny e questo lo utilizzo invece per tutta la zona di transizione. Metto un po' di Cashmere Bunny con Sex Espresso sempre sulla zona di transizione, così conferisco profondità allo sguardo, e poi lo utilizzerò anche per l'angolo esterno. Poi metto Heaven, questo qui, sotto l'arcata sopraccigliare, do un po' di luce, faccio con le mani perché così riesco a sfumare bene anche il colore di transizione con quello sotto l'arcata sopraccigliare, e con un pennellino più piccolo, questo è di la Real Technique, che potete trovarlo all'OBS, utilizzo invece soltanto Sex Espresso per la rima ciliare superiore. E cerco di congiungere anche la zona infraciliare con l'angolo esterno per dare continuità. Utilizzo sempre Sex Espresso sotto la rima ciliare inferiore. Sfumo bene. E definisco invece la rima ciliare inferiore, perché io ho gli occhi molto grandi, per cui sennò vanno a disperdersi per il viso. Utilizzo la Natural Casual di Benecos nella colorazione grey, quindi è un grigio comunque scuro, opaco, che in realtà sta benissimo a chi ha gli occhi verdi, a chi ha gli occhi marroni, perché no anche blu. Io lo utilizzo perché non mi appesantisce lo sguardo come potrebbe dare un nero, e perché non utilizzo la matita bianca, dato che la matita bianca mi renderebbe l'occhio ancora più grosso e poco definito. Questo invece lo trovo un giusto compromesso. La matita marrone non mi piace granché, perché a volte, se ho l'occhio stanco, quindi soprattutto a fine giornata, mi accentua un po' le borse e soprattutto è come se mi desse quell'effetto congiuntivite, mentre questo è proprio un grigio fumo opaco che dà definizione e al contempo non appesantisce lo sguardo. A questo punto fisso le sopracciglia con il Brow Set di MAC, che è un gel per sopracciglia trasparente a lunga durata, che comunque le fissa e le mantiene ferme per tutto il giorno. Passo al secondo step, aggiungendo le fibre, che sono così, a tutte le ciglia superiori, sono proprio dei pelucchi. Fate attenzione a non farvi finire all'interno dell'occhio se non volete morire. Aspetto un attimo che si asciughi, intanto ripicchietto il correttore appena sulla zona in cui ho le due imperfezioni, step che avrei evitato se non avessi mangiato quintali di gelato nutellone.
E intanto passo al viso. Allora, contouring con le due terre Chocolate California di NERA Cosmetics. Anche questo potete trovarlo in molte bioprofumerie. Per parlare di quelle catanesi, lo trovate da Valeriana e poi in una San Giovanni La Punta, che invece si chiama Biocamelia. Io non ci sono mai stata in questi negozi, ma ne ho sentite parlare benissimo, anche perché ho acquistato tutto online e appunto non abito più a Catania. Ma siccome questo video mi è stato richiesto da una delle cugine del mio ragazzo, che abita appunto giù, ho pensato di dare qualche suggerimento in più a riguardo. Poi facciamo questi due invece, Bikini e Passion Fruit, come blush. E l'illuminante è Plastic per il naso, per l'arco di pupillo, anche se io poi in tutta onestà lo rendo molto più intenso con gli illuminanti Mulac o quello di Kat Von D. E poi concludiamo col secondo e ultimo step di mascara sulle ciglia superiori. Dunque, per questo make up occhi e viso, infatti ho utilizzato dei colori neutri, voi potreste applicare qualsiasi rossetto, quindi il rosso, viola, fucsia, marrone. Soprattutto il marrone è quello che si adatta meglio a queste colorazioni, ma in realtà anche un bellissimo rosso acceso, un rosso caldo, vi starebbe benissimo. Io, per farvelo vedere, voglio utilizzare Goa della nuova collezione Nabla, di cui vi parlerò durante questa settimana, perché riuscirò a fare un altro video. Quindi intanto ve lo mostro, ve lo faccio vedere. Ok, e questo è il make-up finito. Questo è Goa ed è straordinario. È un marrone con dei riflessi bronzei e al contempo una componente rossastra color terracotta all'interno, che lo rende utilizzabile sempre, dalla mattina alla sera. Per far durare di più il make-up durante la giornata, lo fisso con il Prep più Prime di MAC, e anche per rinfrescarmi un po'. E il make-up è finito. Io spero che vi sia piaciuto e a presto, ragazze. Ciao!